Ecco, eccellenza, qual è il significato per la città di riprendersi uno spazio di questo tipo? Ma io credo c'è una dimensione storica, il ritrovare uno dei palazzi significativi che, dove si è vissuta la città, e dunque c'è un patrimonio, una eredità che ritorna ad essere fruibile. E poi il fatto di avere qui uno di queste istituzioni al servizio del bene comune diventa altresì significativo, perché si vede che il centro storico, che per diverse ragioni si era un pochino spopolato, torna a riprendere vita, torna ad essere luogo di accoglienza, luogo nel quale la gente può venire, può trovare una risposta alle sue necessità, ai suoi bisogni, può intercambiare esperienze, relazioni, domande. Dunque è un segno di vitalità e di fecondità. La città vecchia, come tutte le città vecchie cosiddette, che soffrono un pochino di questo spopolamento, si può ripopolare grazie al recupero di tutte queste belle case e questi bei palazzi. Penso, per quanto riguarda noi direttamente, tutta la zona della cattedrale, certo, con il Museo Diocesano, con un luogo storico ricco anche lì, ricco di arte e di storia, quando con la mobilità alternativa i lavori siano finiti, io auspico e spero che sia più facile anche fruire di tutte le bellezze che questa parte alta della città ci offre.